Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di osteoporosi postmenopausale e lo faremo insieme al professor Francesco Lippi, che ancora una volta è in collegamento con noi da Pisa. Buonasera professore, ben trovato. Buonasera, buonasera a lei e buonasera ai telespettatori. Quindi professore, stasera noi ci occuperemo di menopausa e di osteoporosi, ma tutte le donne che vanno in menopausa soffrono di osteoporosi? Diciamo che la donna nella fase post-menopausale in genere può avere dei disturbi che determinano prima una fase di osteopenia e successivamente una fase di osteoporosi. Tutto ciò è legato al fatto che mancando gli estrogeni, che sono l'elemento fondamentale della donna per prevenire appunto la fase dell'osteopenia, perché gli estrogeni permettono il risorgimento del calcio a livello intestinale, questo può determinare dei gravi problemi. Lei sa che la menopausa colpisce la donna mediamente intorno ai 50 anni, però ci sono delle donne che hanno una fase menopausale anticipata, quindi intorno ai 40-45 anni, e una fase menopausale molto più precoce, che colpisce donne fortunatamente in maniera più rara, è intorno ai 30-35 anni. Tutte queste donne, se non si preparano in maniera corretta a gestire il problema della menopausa, quindi hanno abitudini sia alimentari sia di attività fisica corrette, possono andare incontro alla fase appunto dell'osteopenia e poi quella della osteoporosi. Professor Lippi, quanto è importante la vitamina D nell'uso comune? Dunque, la vitamina D ha un ruolo essenziale nell'assorbimento del calcio, e questo purtroppo recentemente l'AIFA, che è l'Associazione Italiana del Farmaco, si è pronunciata dicendo che, visto che moltissime, quasi tutte le persone che vivono nel mondo hanno una carenza di vitamina D, ovviamente a ripercuotersi sull'economia del sistema sanitario pubblico, e quindi ha detto: va bene, però fino a quando non c'è un quadro di vitamina D abbastanza basso, cerchiamo di limitarne il consumo, altrimenti andiamo oltre a quelle che sono le spese gestibili. In realtà, purtroppo, la vitamina D, se non viene assunta in maniera corretta, soprattutto durante il periodo invernale, questo determina un grave danno a livello generale, non solo osseo, a livello generale su tutto il corpo, in particolare a livello osseo. Se noi avessimo un apporto di vitamina D adeguato, per esempio negli stati europei del nord, la vitamina D viene aggiunta agli alimenti, perché ovviamente loro hanno molto meno più carenza di sole rispetto a noi, e questo ci aiuterebbe molto. Noi fortunatamente viviamo in un paese più soleggiato, e quindi la vitamina D si rimane un po' carente durante la fase invernale. Fortunatamente con l'arrivo prima della primavera e poi dell'estate, anche se oggi diventa quasi da inverno a estate più facilmente, la vitamina D si assorbe bene con l'esposizione al sole, raggi ultravioletti, che permettono da soli l'assorbimento della vitamina D. Quindi abbiamo visto comunque quando c'è carenza di vitamina D quanto questa sia importante, ma quali sono le malattie che aumentano il rischio di osteoporosi? Beh, le malattie che aumentano il rischio di osteoporosi sono per esempio il malassorbimento, cioè ci sono persone che si alimentano in maniera corretta ma non assimilano bene i determinati alimenti, quindi in queste persone c'è una maggiore carenza di vitamina D. I pazienti obesi hanno una più carenza di vitamina D rispetto al normale. I pazienti
pazienti che usano, i pazienti diabetici sono pazienti che hanno una maggiore carenza di vitamina D, le persone con pelle scura hanno meno vitamina D assorbibile, quindi c'è una vasta gamma di persone che hanno questa patologia, questa carenza innata e che quindi hanno necessità di compensare la carenza della vitamina D assumendola per bocca. In quali casi si consigliano i bifosfonati? I bifosfonati sono delle che vengono utilizzate esclusivamente per pazienti che hanno la osteoporosi, mentre nei pazienti che hanno la osteopenia è consigliato l'utilizzo solamente della vitamina D. Un buon apporto di vitamina D permette alla paziente di poter continuare la sua vita normale, naturalmente con una buona alimentazione, con l'attività fisica, eccetera, non utilizzando dei farmaci bifosfonati che sono un pochino più pesanti. Il bifosfonato è uno dei farmaci consigliati dal Ministero della Salute che consente di poter recuperare la massa ossea nel tempo e quindi di poter migliorare la situazione ritornando ad un valore precedente, cioè quello dell'osteopenia. Ovviamente anche in questo caso si consiglia sempre una dieta equilibrata, ricca di calcio. Noi sappiamo che il fabbisogno del calcio giornaliero è di circa 500 mg, che può essere preso sia con i latticini, con il latte, con la frutta, con la verdura, quindi ci sono varie possibilità di assorbire il calcio normalmente. L'associazione calcio e bifosfonati e attività fisica permette di recuperare la massa ossea. Stiamo parlando comunque sia di un'osteoporosi non fratturativa, cioè dove non c'è già stata una frattura a livello o vertebrale o femorale. Nel caso in cui invece ci sia una patologia fratturativa a livello vertebrale o a livello femorale, consigliati tipi di farmaci, esiste un piano terapeutico che ogni regione ha, che consente di utilizzare una sostanza che si chiama denosumab, il Prolia, che è iniettato per via intramuscolare due volte all'anno, consente in maniera più veloce, più rapida, di poter recuperare la massa ossea. E come viene somministrato, professore, questo farmaco, il Prolia? Il Prolia intanto è una proteina, un anticorpo monoclonale che interferisce con un'altra proteina per il trattamento della perdita ossea e dell'osteoporosi. Il trattamento viene eseguito per via intramuscolare, in fiale, una fiala ogni 6 mesi, quindi è un farmaco molto semplice da utilizzare, purtroppo molto costoso. Quindi il Prolia è un anticorpo monoclonale, è una proteina che permette di poter recuperare molto rapidi. Purtroppo, ripeto, è molto costoso ed è questa la ragione per cui viene somministrato solo attraverso un piano terapeutico regionale, per cui viene passato dal Sistema Sanitario Nazionale solo a determinate persone che hanno una reale necessità di dover recuperare prima perché sono già state fratturate. Professore, quando viene misurata la densità ossea sul polso, sul calcagno, questa ha valore? Molto relativo. Esistono delle mani adeguate, fatte apposta per questo, che sono la mineralometria ossea computerizzata o il DEC tramite DEXA, che è una strumentazione che emette la GX, che permette di poter stabilire in maniera adeguata
quali sono i valori di calcio a livello dell'osso, quindi la densità ossea. Esiste uno schema che è stato pubblicato dal Ministero della Salute che suddivide la patologia in score, quindi dà un punteggio a questa metodica, e se hai un punteggio che supera i 2.5 rispetto al valore standard, questa perdita di meno 2.5 è il punto di passaggio dalla osteopenia all'osteoporosi. Come avete fatto vedere in questa figura, nel collo femorale, perché è il collo femorale che è interessato, non tutto il femore, ma solo la parte più la parte centrale, il collo, e questa paziente ha un T-score di meno 2.5, quindi già meno 2.6, quindi è già presente un'osteoporosi già evidente. Sul collo del femore c'è una perdita di meno 3.3, quindi un'osteoporosi già abbastanza grave. Si può vedere a livello vertebrale un T-score su ogni corpo vertebrale, L2, L3, L4, per una media di meno 3.5, che anche qui in questo caso rappresenta un quadro di osteoporosi marcata. Queste sono le condizioni delle persone, delle donne prevalentemente, che hanno un'osteoporosi grave e che devono assolutamente fare una terapia medica. La terapia medica da sola non è sufficiente, lo ribadisco, perché per me è essenziale che il messaggio passi. Deve essere sempre associato a una dieta equilibrata e un'attività fisica costante, altrimenti il recupero della massa ossea avviene estremamente in maniera lenta. Questa deve essere una cosa essenziale. Quindi, oltre alla cura farmacologica, è necessaria una dieta adeguata e un'attività fisica anch'essa adeguata. Per concludere, professore, sono possibili effetti collaterali dei farmaci per l'osteoporosi? Beh, come tutti i farmaci, anche i farmaci bifosfonati o altri farmaci che vengono utilizzati, come pubblicato dal Ministero della Salute, ci sono il residronato, l'acido zolendronico, quindi tutti i farmaci che permettono il riassorbimento del calcio e quindi il riassorbimento della massa ossea, possono avere hanno degli effetti collaterali. Prima di tutto a livello gastrico, non tutte le persone sopportano di prendere una compressa settimanale a stomaco vuoto, perché possono avere dei problemi di reflusso gastrico, possono avere problemi di pesantezza gastrica, non le digeriscono bene, quindi ci si raccomanda sempre che venga assunto bevendo acqua, camminando, in modo da poterlo digerire meglio. Questo è l'immediato. L'altro effetto collaterale che è pubblicato e dimostrato è quello che può avvenire a livello della mandibola. Ci sono delle necrosi che si possono formare a livello mandibolare, e nel caso dei bifosfonati nei muscoli, ma ora anche nei pazienti che usano i bifosfonati via orale, è consigliato la sospensione del farmaco se si deve fare un intervento odontoiatrico, per evitare che possa manifestarsi una necrosi mandibolare. Quindi conviene sempre sospendere 2-3 mesi prima dell'intervento e riprenderlo 2-3 mesi dopo aver terminato l'intervento o di implantologia o di altro tipo di intervento a livello odontoiatrico. Benissimo, professor Lippi, io la ringrazio moltissimo per essere stato qui, il suo contributo alla nostra trasmissione è veramente importante. Grazie e a presto. Grazie a lei e a tutti i telespettatori, una buona serata e buona Pasqua.
Grazie. Grazie professore e ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.